Benvenuti a questo incontro. Parleremo di cooperazione e terrorismo, due termini che sono in contrapposizione. Il terrorismo semina morte, la cooperazione aiuta lo sviluppo, aiuta in molte situazioni drammatiche a far ritrovare alle persone la propria dignità. E allora, che c'entrano l'una con l'altra? Si possono confrontare cooperazione e terrorismo? L'una, la cooperazione, può aiutare a togliere la disperazione dell'altra, del terrorismo? Ci aiutano a rispondere a queste domande gli ospiti che abbiamo qui con noi questa sera. Alla mia destra, Maurizio Scelli, commissario straordinario della Croce Rossa. Accanto a lui Maurizio Agliana, che come ricorderete tutti, non c'è bisogno di dirlo, lo ricordate tutti. Poi qui alla mia sinistra il direttore generale dell'ABSI, Alberto Piatti. Accanto a lui Giuseppe Deodato, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri. Ma prima di parlare con loro ci dovrebbe portare un breve saluto Gianfranco Gambelli, che è il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Un breve saluto veramente. Innanzitutto per ringraziare l'organizzazione del meeting di Rimini e per l'opportunità che mi dà di porgere appunto questo saluto. Chi vi parla, come è stato detto, è il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un'associazione nata 760 anni fa, di cui Maurizio ne fa parte da tanto tempo, è cresciuto insieme alla Misericordia ed è un volontario della Misericordia. E noi oggi lo salutiamo in modo particolare per essere qui insieme a noi, per raccontarci un po' della sua storia, per dire quanto ha sofferto e quanto ha realizzato. Voglio ringraziare anche l'avvocato Scelli per la sua partecipazione, la sua attenzione apposta a questo problema gravissimo e che ha consentito in qualche modo la risoluzione del problema. Noi come Misericordie siamo un'associazione, come dicevo prima, che viene da lontano. Viene dal 1244, è nata a Firenze per opera di un santo, San Pietro Martire. La nostra associazione opera nel servizio sanitario e sociale per, come dice il nostro statuto, per onorare Dio con le opere di misericordia verso il prossimo sofferente nello spirito evangelico della parabola del buon samaritano. Ecco, io credo che situazioni come ha sofferto Maurizio, situazioni che ancora oggi si ripetono in quella terra martoriata, abbiano bisogno di un sentimento, del sentimento del buon samaritano, del sentimento delle persone che vanno incontro ai bisogni e alle necessità di chi soffre e chi si trova nel pericolo. Vedete, io credo che quanto è stato indicato in questo meeting, il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Ecco, io credo che questo si confaccia anche molto alla nostra associazione, che da 750 anni non si sente arrivata, che continua come sempre e come prima a ricercare il bene e la sicurezza di tutti, attingendo alla solidarietà di tutta la popolazione. Grazie e buon lavoro.
Grazie Presidente, grazie. Vogliamo anche salutare Monsignor Vardumi, che è vice patriarca della Chiesa Caldea, è qui in prima fila. Grazie. Questo nostro incontro arriva in un momento drammatico per l'Iraq, dove continuano gli scontri tra guerrigliere e forze della coalizione, dove ogni giorno ci sono terroristi che si lasciano esplodere per seminare morte. E poi a questi fatti si aggiungono anche le preoccupazioni di questi giorni per la sorte del giornalista italiano Enzo Baldoni, che, di cui non si hanno notizie, poi ne parleremo meglio, anche con Shelley, scomparso qualche giorno fa dalla città santa di Najaf, dove sono barricati i ribelli del leader sciita al-Sadr. Cito la situazione dell'Iraq perché vorrei far partire il racconto di Alberto Piatti proprio dall'Iraq, dove l'ABSI è impegnata in importanti progetti di cooperazione. Piatti, davanti a una tragedia come quella dell'Iraq, dove si continua a uccidere e a sparare, dove le azioni del terrorismo un po' scandiscono la vita quotidiana, voi siete lì in quel paese, perché? Beh, innanzitutto siamo lì perché c'è stata una richiesta esplicita e specifica della Chiesa presente, e siamo lì cercando di contribuire alla Libertas Ecclesia, perché dove la Chiesa è libera c'è libertà per tutti. Quindi abbiamo risposto a un appello derivante da una missione del Santo Padre, che il Santo Padre ha voluto mandando Monsignor Cordes, a cui ho avuto l'onore di partecipare in Iraq alla fine di maggio dell'anno scorso, e incontrando i nostri fratelli cristiani abbiamo individuato con loro una prima possibilità di intervento. Ma come abbiamo detto lo scorso anno con assoluta chiarezza, no alla guerra, ci troviamo costretti con altrettanto realismo a dire adesso è irrealistico il ritiro di una forza di deterrenza contro questi gruppi che vogliono sfasciare questo paese, che un paese in cui comunque una convivenza era possibile. Vogliamo aiutare che questa convivenza continui nelle modalità possibili e praticabili. Dicevo, è irrealista pensare di ritirare ora una forza di deterrenza, perché la cooperazione necessaria e l'aiuto allo sviluppo del popolo iracheno ha bisogno di questo deterrente. Bisogna essere realisti, perché i terroristi negano la dignità della persona. Dopo gli attentati di Madrid abbiamo sentito questa terribile frase: noi amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita. Questo è sicuramente contro l'uomo, è sicuramente contro la persona. È sicuramente, se poi è vestita in qualche modo o ammantata di una nota religiosa, la questione diventa drammatica. È certamente contro la persona. Se questa frase è contro l'uomo, che nesso c'è con l'idea di cooperazione? Il nesso è direttissimo. È immediato, perché lo sviluppo in qualsiasi paese del mondo è legato allo sviluppo dell'io, della coscienza, della dignità, dell'irriducibilità dell'essere umano, così come la nostra tradizione millenaria ci insegna. E allora lo sviluppo e la cooperazione significa prima di tutto condivisione. Quello che noi stiamo facendo in Iraq è una condivisione con i nostri fratelli iracheni e con i nostri amici musulmani, che attraverso di loro hanno la possibilità, attraverso la realizzazione e la ristrutturazione che voi, molti di voi qua, hanno contribuito economicamente a fare, di 18 asili, dice Monsignore. Eravamo partiti da 3, ma sapete, la trattativa
con una persona araba è sempre complesso, da 3 siamo arrivati a 18. Quindi tenetene conto. E questi asili sono l'esemplificazione di una convivenza possibile, perché in questi asili sono aperti a tutti, nonostante le bombe, perché le chiese colpite sono le chiese dove abbiamo realizzato questi asili. Quelle esplose, perché pare ce ne fossero in giro diverse altre, che per fortuna sono state depistate chiudendo le strade di fronte alle chiese. E speriamo che sia un episodio isolato, ma temiamo purtroppo che non lo sia. E allora la condivisione del destino, e quasi 1000 bambini hanno avuto la possibilità, in questa situazione drammatica, come Maurizio sa benissimo, di una possibilità di vita normale, di qualche cosa che si avvicinasse alla normalità, a riacquistare la fiducia, a poter condividere con i bambini, anche musulmani, un percorso, perché ci si educa da piccoli alla pace, perché la pace è un problema innanzitutto del cuore dell'uomo. E così il nostro intervento cerca, nel silenzio e nel nascondimento che la prudenza impone in questa situazione, di contribuire alla rinascita, alla ripresa di coscienza della dignità del popolo iracheno, sperando che qualcuno si preoccupi anche delle frontiere e il paese non sia continuamente infiltrato di elementi che vengono dall'esterno, che hanno lo scopo evidente e dichiarato di minare quella convivenza che è stata possibile fino a un certo punto. Sono decine le possibilità di esempi che dicono che dall'esterno vogliono minare questa possibile convivenza. Noi dobbiamo dar la forza ai nostri fratelli iracheni e ai nostri amici musulmani di riprendere con coraggio il sentiero di una convivenza possibile. Grazie. Ministro Deodato, da lei vorremmo capire qual è l'impegno dell'Italia per la cooperazione. Abbiamo sentito questa bella testimonianza di Piatti, persone che testimoniano che in ogni situazione va salvaguardata la persona, aiutata a ritrovare la propria dignità. Non crede, Ministro, che la strada della cooperazione sia forse più efficace delle bombe anche nella lotta al terrorismo? Se la domanda che ci poniamo oggi è la lotta tra verità e menzogna, dobbiamo innanzitutto dire che la cooperazione è verità, è l'espressione più bella dell'animo umano, è una delle massime espressioni della civiltà occidentale. Quindi la mia risposta è che la cooperazione è certamente quello che è necessario fare. Il terrorismo, crimine organizzato, certamente, prodotto o risultato della globalizzazione? Questa è una domanda alla quale bisognerà certamente rispondere. Ma la prima delle domande, qual è la verità? La verità è che il terrorismo esiste. È una minaccia fondamentale per la nostra civiltà, è necessario fare qualche cosa. Con l'11 settembre, naturalmente, come voi sapete, molto è cambiato. Voi vedete in questo momento sullo schermo i maggiori attentati terroristici che hanno avuto luogo dopo l'11 settembre. E voi vedete come si susseguono in una cronologia spietata in varie parti del mondo. In Indonesia, in Kenya, in Russia, a Madrid. La mappa di questi attentati ci dice che il problema è drammatico e che va affrontato con una risposta globale. Che cosa è stato fatto per rispondere? La risposta è stata classica:
risoluzioni delle Nazioni Unite, che adesso vedrete susseguirsi sullo schermo, dichiarazioni di vario genere. Dobbiamo chiederci se questa è la risposta giusta, o perlomeno se è sufficiente. A questo, come voi sapete, si sono aggiunte delle azioni militari ben precise e determinate. Ad una di queste, anzi a due di queste, l'Italia ha preso parte in maniera costante e decisa. Ma la risposta non ci viene certamente da questo. La risposta ci viene dal sapere che cosa dobbiamo fare. Che cosa fa la cooperazione italiana? La cooperazione italiana è intervenuta in maniera decisa in due delle aree che sono diventate teatro di scontro dopo l'11 settembre, e cioè l'Afghanistan in primo luogo e l'Iraq. Che cosa abbiamo fatto in Afghanistan? In Afghanistan abbiamo fatto una serie di attività per la ricostruzione del paese sulla base delle convenzioni delle Nazioni Unite che adesso state vedendo sullo schermo, e sono azioni che hanno dato grandi risultati, perché mirano al fondo del discorso, perché rispondono a un quesito: quali sono le cause della sfida? Perché il terrorismo interessa in modo totale la nostra civiltà? Le cause della sfida sono alcune ben precise, visibili, determinabili, altre certamente meno visibili. Certamente l'assenza di istituzioni democratiche. Certamente l'esigenza di uno sviluppo maggiore e quindi l'esistenza di nessi causali tra tutto quello che accade in questi paesi. E soprattutto la relazione tra povertà e terrorismo. Perché se è vero che i gestori del terrorismo rispondono a delle precise indicazioni politiche, è anche vero che l'humus nel quale pescano, le persone alle quali si faceva riferimento, che trovano la forza di morire in nome di una indicazione, di una religione, certamente appartengono a un humus che è di povertà, a un humus che ha bisogno di aiuto. Ed è per questo che siamo intervenuti in maniera determinante, come dicevo, in Afghanistan con una serie di iniziative sulla base di una strategia bene articolata, e in Iraq. In Afghanistan, sulla base della strategia internazionale che è stata decisa dal G8, noi abbiamo preso delle misure di prevenzione dopo il conflitto che possano aiutare la popolazione a progredire. Per la ricostruzione dell'Iraq abbiamo già investito 10 milioni di euro al Fondo Internazionale di Ricostruzione, ma abbiamo fatto naturalmente di più fin dal primo momento. E la testimonianza è oggi data qui da Maurizio Scelli, il quale, onorando il nostro Paese, onorando le istituzioni italiane, è andato ad esporsi quando la comunità internazionale riteneva che fosse più prudente aspettare. Noi sappiamo che ci sono stati dei malintesi all'inizio, persino con le stesse autorità centrali della Croce Rossa. Ma di questo noi dobbiamo essere veramente fieri, cioè il nostro Paese ha investito subito sotto l'aspetto umanitario. Il Ministero degli Esteri, come lui vi potrà confermare, si è immediatamente attivato, la cooperazione italiana ha capito che bisognava fare qualcosa. E la Croce Rossa italiana è andata in Iraq sfidando il pericolo e ponendosi come punto di riferimento certo per gli iracheni. Perché? Perché l'Italia ha capito, in quel momento ha capito, che il modo per operare era uno solo, è quello di cooperare, di dare qualcosa, di offrire qualche cosa di quello che abbiamo. Ecco perché la risposta alla sua domanda è: cosa è necessario fare? Cosa fa la cooperazione italiana? E allora io vorrei dirvi che alla domanda qual è la realtà, qual è la verità
qual è la menzogna? Direi che la menzogna è dentro di noi, cioè la menzogna è quella che noi ci diciamo quando riteniamo, andando a dormire ogni sera, che abbiamo fatto il possibile per combattere questo straordinario fenomeno che è il terrorismo. Questa è una menzogna, perché noi non stiamo facendo tutto quello che è necessario. Noi stiamo facendo qualche cosa, riteniamo che qualcuno stia facendo qualcosa. In realtà, quello che noi dovremmo fare è dare di più, ed è questo quello che bisogna dare. Cooperazione. Prego. Ecco. Volevo dire, lei non crede che l'Italia dovrebbe dare e investire di più sulla cooperazione? Certo, non dipende da lei, cioè dipende dalle scelte politiche che fa il governo, ma insomma, lei non crede che poi alla fine, proprio per queste storie che stiamo raccontando, per questa, si fa e si investe poco complessivamente sulla cooperazione? Il problema della cooperazione è stato toccato anche ieri in un intervento molto seguito del Ministro dell'Interno, il quale ha richiamato delle esigenze ben precise, in particolare due. Una esigenza è quella di controllare il fenomeno nella misura del possibile. L'altra esigenza è quella di prevenire, e la prevenzione non può che essere sul posto. E per far questo è necessario disporre di fondi. È giusto quello che lei chiede, cioè dobbiamo chiederci: il nostro Paese investe sufficientemente? La risposta è molto semplice: no. Questa è una verità. Il nostro Paese non solo non investe sufficientemente, non solo non investe in misura adeguata alle sue risorse interne, dimostrandosi con ciò miope nei confronti di una realtà, ma devo purtroppo dire spesso non è in grado nemmeno di onorare gli impegni che sono stati presi a livello internazionale. Questa è una necessità, e quindi la prevenzione che deve essere fatta sul posto, con delle misure che vanno prese rapidamente e che costano. Se il mio operatore manda avanti qualche cosa, noi vedremo brevissimamente quella che è la consistenza della cooperazione italiana. Andiamo avanti, per favore. Si fonda sostanzialmente su due principi: garantire la tutela della vita e della dignità umana e combattere la povertà per lo sviluppo sostenibile di tutti i popoli. Come? Riduzione della povertà, miglioramento dell'educazione, sviluppo sostenibile, lotta alla fame. Questi sono solo alcuni degli argomenti. Dove? Praticamente dappertutto. Adesso vedrete succedersi in una serie di nomi tutti i paesi nei quali opera la cooperazione italiana. E vedrete che il nostro impegno richiede risorse. Le risorse necessarie per aiutare tutti questi popoli sono enormi. Ovviamente il nostro Paese non dispone di tutte le risorse necessarie per farlo, ma certamente deve impegnarsi al massimo in questo campo. State vedendo in questo momento tutti i Paesi nei quali la cooperazione italiana ha operato e opera. Si tratta di 115 Paesi per un numero complessivo estremamente elevato di interventi che sono stati fatti negli ultimi anni e che sono oltre 1700. Allora io alla sua domanda rispondo: bisogna fare molto di più, bisogna impegnarsi al massimo, perché ne va della sopravvivenza della nostra civiltà, perché se il terrorismo è morte, la cooperazione è vita; se il terrorismo è negazione dell'esistenza umana, la cooperazione è elevazione del massimo della nostra natura umana, cioè fondamento della nostra civiltà e valorizzazione dei valori nei quali crediamo. E affermare che di queste risorse noi possiamo fare a meno è una pura menzogna. Grazie, Ministro. A Maurizio Agliana vorrei chiedergli di raccontarci la terribile esperienza che ha vissuto
in quei 2 mesi in cui è stato prigioniero dei guerriglieri islamici. Però innanzitutto mi volevo capire, ma come è arrivato in Iraq? In Iraq sono arrivato tramite una compagnia che fa servizi di sicurezza a livello internazionale con un aereo di linea, dove siamo entrati nel territorio iracheno e sotto contratto naturalmente, e ci sono venuti a prendere chi era sul luogo per espletare i servizi che dovevamo svolgere. Come ha vissuto il momento del rapimento? Ci racconti quel momento drammatico? Beh, il momento del rapimento è stato un momento drammaticissimo, perché comunque c'è l'impotenza, c'è il rendersi conto di a un certo punto di non poter far niente, e quindi di mettere tutto in mano agli altri, la tua esistenza, quindi diventa una cosa debilitante a tutti gli effetti, sia per l'aspetto che può essere poi fisico che psicologico. Ma ha avuto paura che vi uccidessero? Beh, la paura è stata una costante sia del momento che poi dei 58 giorni, perché è stata una convivenza quotidiana. La convivenza con la morte, la paura, la paura è una cosa che comunque uno può riuscire a gestire e non farsi pervadere, però la paura c'è stata. Viaggiare insieme alla morte è un percorso difficilissimo per una persona. Mentre eravate lì, voi vi siete accorti che avevano portato via 4 occhi? Sì. E cosa avete pensato? Beh, noi fin dall'inizio, da quando ci presero, e quando abbiamo avuto la possibilità di poter scambiare 4 chiacchiere, ci dicemmo: restiamo stretti, forti, uniti, però quando sei in una stanza e ti vedi portare via una persona che poi non ritorna giorno dopo giorno, la forza, insomma, i pensieri viaggiano. Uno si può chiedere dove è andato, cosa ha fatto, l'hanno portato via, l'hanno ucciso, sarà libero, sarà stato un merce di scambio, cosa sarà stato? Cioè, le domande partono spontanee, però le risposte non ci sono. La risposta ce l'abbiamo avuta quando siamo stati liberati, e non è stata una bella risposta. Cosa la sosteneva in quei giorni? Come, scusa? La sosteneva psicologicamente, fisicamente? Quei giorni che l'aiutava ad andare avanti? Quei giorni lì, ti dico, la forza che comunque una persona cerca di esternare in quei momenti, la volontà di attaccarsi alla vita, perché uno pensa più alla vita che non alla morte, perché sennò la depressione, la sofferenza sarebbe talmente tanta che... E comunque anche l'aspetto, insomma, della fede, perché la preghiera c'è stata, il connettersi con Dio per scambiare 4 parole, lì per lì c'è, insomma... Nei video che noi vedevamo dall'Italia, li vedevamo sempre attorno a una tavola che mangiavano. Magari. Ma volevano dare l'idea che vi trattavano bene. Diciamo così, il cibo c'era, alle volte era poco, alle volte un po' di più, però era prevalentemente riso, ecco, il trattare bene era il momento dei filmati dove c'era più abbondanza, dove c'era più scelta, il cetriolino, la cosa, ecco, quello era il momento in cui uno doveva mangiare di più, abbondare. Conoscevano i segreti della pubblicità per far vedere che si potevano mangiare, sta tranquilli. In realtà come stavate? Ci racconti qualche particolare? Beh, ve ne posso raccontare uno solo che penso sia, insomma, noi siamo stati per diversi giorni in un bagno di 2 metri per 2 con le tubature aperte, dove mangiavamo e facevamo i nostri bisogni all'interno. Penso che questo renda parecchio l'idea. Ma si è fatto un'idea di cosa volevano ottenere i guerriglieri con il vostro sequestro? Beh, io penso volessero ottenere tanti aspetti, perché comunque nei filmati a noi ci chiedevano più cose, il fatto del discorso della Chiesa, la liberazione dei loro compagni dalle carceri, il fatto di mandar via l'esercito dal territorio iracheno. Questo è quello che chiedevano a noi di dire durante i filmati, insomma, però le cose voi...
Poi è arrivata la liberazione. Che ricordo ha di quel momento? Beh, della liberazione ho il ricordo del frastuono e poi l'ingresso dei militari. Io la prima cosa che ho pensato lì, ho detto, li ho guardati, ho fatto torno a casa. Le prime parole di getto che mi sono venute. Appena visti i militari? Sì, sì, appena visti. Era cosciente che era la liberazione? Sì. Se glielo chiedessero, lei ci tornerebbe in Iraq? Stavo guardando mio padre che è lì seduto. Allora, il discorso è questo. Il tornare in Iraq, io ci tornerei. Diciamo così, valutando a meglio le cose, riflettendo su quello che sta succedendo adesso, perché quello che sta succedendo adesso dà poco spazio per poter dire a livello espletativo del mio lavoro di poter tornare giù. Infatti per certe cose sono state fermate anche altre compagnie, non fanno più andare le persone giù. Però in altri tempi, in tempi di quelli che erano, che quando sono andato io poi sono precipitati tantissimo, erano i tempi insomma della ricostruzione, del portare insomma aiuti nel gestire anche le cose in maniera diversa, non solo per quello l'aspetto espletativo e lavorativo, perché comunque noi dovevamo andare a proteggere delle persone che sarebbero andate anche ad aiutare il popolo iracheno. Quindi adesso c'è questo giornalista italiano che forse è stato rapito, non si sa ancora bene, ma lei, se potesse dargli un consiglio, se potessi fargli arrivare un consiglio, cosa gli direbbe? Beh, gli direi di cercare di poter gestire al meglio i propri carcerieri, di essere forte, anche se la forza alle volte se ne va, ma soprattutto di avere dignità, che la dignità è una componente essenziale. Grazie a Iliana. Commissario Scelli, lei è stato, insomma, diciamo in prima fila, diciamo anche nelle trattative, ci sono state nei contatti, insomma, per arrivare alla liberazione di Iliana. E adesso c'è la storia di questo giornalista, di cui non si hanno più notizie. Sì, non ci sono più notizie e questo naturalmente ci preoccupa. Purtroppo è stato rinvenuto senza vita in un obitorio di un ospedale di Latifia, che è un posto tra i peggiori dell'Iraq. Oggi appunto il corpo di questo autista interprete che lo accompagnava sempre, era praticamente inseparabile. Quindi c'è la speranza da un lato che Baldoni sia stato lasciato dall'autista interprete per cercare di realizzare questo sogno di fare un grande scoop. Dall'altra c'è il dramma che possa essere stato preso per vivere un'altra esperienza tragica come quella di Maurizio Agliana, e in questo caso speriamo che abbia lo stesso esito. Voi della Croce Rossa state lì in prima fila, avete contatti continui con la popolazione locale. Qual è il modo migliore per avere un dialogo con loro? Ma credo che l'intervento del ministro Deodato sia stato illuminante da questo punto di vista. Qui si è fatto un bellissimo, uno straordinario gioco di squadra. Io credo che gli italiani debbano essere orgogliosi ed essere uniti non solo quanto gioca la nazionale di calcio, ma quanto le loro istituzioni sanno essere in prima fila per esporsi e senza che tutto questo venga strumentalizzato dalla politica. E allora è vero che c'è un uomo che si chiama Giuseppe Deodato, che ne vedo un altro lì in prima fila che si chiama Aldo Siciliano, che sono gli uomini della cooperazione italiana, che in un momento drammatico, era l'aprile del 2003, hanno deciso, nonostante la guerra fosse ancora in corso, di scendere in campo, di intervenire in aiuto di questa popolazione sofferente e di farlo anche con una maniera molto, molto, molto inattaccabile, cioè facendo ricorso ad un ente associazione che è appunto la Croce Rossa Italiana, che con i suoi principi di indipendenza, di imparzialità, di neutralità
poteva consentire alla cooperazione italiana di non in qualche modo far cadere qualcuno nell'equivoco che si fosse in qualche modo schierati al fianco di chi stesse combattendo, ma proprio come grande gesto di amore, di solidarietà e di condivisione, mettere in condizione degli italiani, uomini e donne straordinari della Croce Rossa Italiana, con quella croce sul petto, di poter andare a portare questa grande tradizione che abbiamo noi di saper essere accanto a chi ha bisogno nel migliore dei modi e dovunque, anche a costo della propria vita. È questo che ha portato la Croce Rossa Italiana, che poi c'è stato, come lo accennava anche lei, insomma, c'è stata qualche critica per una, diciamo, non adesione, insomma, una troppa vicinanza a una delle parti in guerra. È questo che vi ha portato ad essere una delle pochissime organizzazioni internazionali, mentre gli altri andavano via, l'ONU se n'è andato, a restare lì? Io credo che, e in questo io faccio i complimenti, non so chi sia stato a individuare questo tema che segna il meeting di quest'anno, che appunto il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati. Credo che spezzando, quindi trattando solo la prima parte, questo segni il motivo e la ragione per cui noi ci siamo avventurati in questa missione e abbiamo fatto in modo che tutto quello che potesse inquinarla non ci toccasse. Io credo che tutte, qualche polemica, qualche critica che purtroppo orienta sempre in una concezione della politica che è completamente lontana rispetto a quello che è il significato vero del fare politica, perché fare politica vuol dire darsi agli altri, sacrificarsi per gli altri, non fare i propri interessi. E questo è il binario attraverso il quale noi abbiamo fatto correre questa missione, proprio aiutati, perché anche questa è una verità. Se la Croce Rossa Italiana avesse dovuto da sola provvedere ai bisogni della popolazione irachena, avrebbe dovuto limitarsi forse a sognarlo. Ma invece, grazie a questo grande sostegno che la cooperazione ci sta dando, che è di 1 milione di euro al mese, che non sono tirati fuori dalle tasche del ministro Deodato, del dottor Sicignano, del ministro Fattini e di altri, sono i soldi attraverso le tasse i cittadini italiani danno allo Stato, e sono soldi che devono far sentire fiero ogni cittadino italiano di essere riuscito a portare il sorriso sulla bocca anche di uno solo di quei bambini che rischiano di morire di stenti e di malattie. Bene. Grazie al commissario. Io volevo chiudere questo incontro con una frase del Papa che dice: c'è bisogno di una nuova fantasia nella carità, e forse per questo serve più cooperazione e meno armi. Grazie.